Ecco che arriva come una criminale. Tu hai visto nello specchietto? Che salgo di là, magari mi fa meno male la schiena. Mega sincro. Vai, andiamo che passiamo davanti alla macchina. Dato che si era spenta la Sony, non so a che punto ero arrivato a narrarvi. Comunque siamo nella valle del Fluela Pass, tornante, in contropendenza in salita. Lady KTM con le sue saponette giallo fluo. Che zarre. Valentino Rossi style. E prende la scia, la passa all'esterno. Porca. C'è dei fiori nel bagagliaio. Zio, va bene andare piano, ma così è un po' troppo, Ma arriva qualcuno? No, vieni. Slalom? Guarda qua che strada slalomeggiante. RS3, che qua è considerata una macchina da poveri. Ce la facevo, ma ho preferito la sicurezza, che non scende nessuno. Posta la curva, la pennella piano. Eleganza. Ecco che arriva come una criminale. Tu hai visto nello specchietto? Lo so che mi hai fatto strada, ma fa niente, ne approfitto lo stesso. Minchia vacca, hai visto? Porsche coupé? No. Ah, ma siamo già arrivati. Ah. Beh, completamente squagliati quest'anno. Sì. Siamo arrivati in cima al Fluela Pass. L'anno scorso qui un pullman si stava ribaltando. Direi che ci fermiamo da qualche parte per fare un volo col drone con l'ultima batteria sana rimasta, sperando che non si esplosa anche quella nel mentre. Tipo l'anno scorso ci eravamo fermati qui e c'è la pozzanghera e vabbè, ci fermiamo qua. 21 gradi 1. Non male. Siamo in cima al Fluela e il lago, cioè, l'anno scorso era più bello. A prescindere dal fatto che avevo provato a metterci il piede per vedere se il ghiaccio reggeva e non reggeva. Flashback. Ho appena deciso di vedere se il ghiaccio del lago reggeva o no. Certo, dillo tu. Ho tutto il piede pieno di acqua adesso. Il ghiaccio non reggeva. Vabbè, ho il piede fresco. Certo,
Vabbè, ma tanto 5 minuti che siamo giù nella valle, che sono 50 gradi, si asciugano. End of flashback. Anzi, mettiamo le moto in maniera tipo là, sulla strada sterrata, vista lago, così facciamo una foto. Che non abbiamo fatto neanche una foto oggi. Sì, beh, puoi farla anche qua, c'è vista lago. Ho capito. Con la strada in mezzo. Si vede che non c'è l'occhio del fotografo, tu. Tipo mi metto qua. Ma Luna, se mi dici la metto di fronte alla tua, dove vai di lì? Adesso come fai a metterla di fronte? E mi giro ancora. Boh. Occhio a scendere di qua, che c'è il burrone, stavo andando giù. Ah. Puoi levarti gentilmente? Mettiti in mezzo alle moto. Un elicottero. Oh, porca miseria. Raga, è bassissimo. C'era basso. Questo per il drone poteva essere un problema. Abbastanza. Quante possibilità ci siano che ne passino due? Ma, guarda. E mi sa che... No, mi sembrava troppo piccola la gomma. È un 390. Sì. Bene fans, siamo qua al Fluela Pass. Adesso da qua dove abbiamo fatto le foto andremo là e faremo volare il drone. Che è 16:08, eh. Fa freddo, infatti. Freschino. Bene fans, abbiamo fatto volare il drone qua al Fluela. Spero vi siate accorti dei miglioramenti nelle tecniche video rispetto all'anno scorso. L'altra batteria si è gonfiata talmente tanto che sembra un po' corna quando viene messo sul fuoco, quindi mi sa che è da buttare. Una è una via di mezzo, una è sana e l'altra è da buttare. Bene, wow, abbiamo fatto il... 140 euro. Che gioia. Sei pronta? Vamos. Allora, il Fluela Pass è così,
c'è un lago là che l'anno scorso era tutto ghiacciato, e c'è un altro lago qua che l'anno scorso era semi ghiacciato, e ho voluto vedere se il ghiaccio reggesse. Diglielo tu. E non ha retto. E non ha retto, mi sono bagnato tutti i piedi. Comunque vi porto fino al lago a vedere com'è. Bello grande. E l'altro un po' più piccolo. Infatti qua non ci pescano. E qua ci sono due pescatori. Adesso ci mangiamo una pesca.